aspettando il 25 aprile, una serie di appuntamenti, tre precisamente, e si inizierà sabato 17 febbraio, legati a un omaggio a Sandro Pertini e al senatore Bozzello. Come è nata questa iniziativa? Beh, questa iniziativa è nata dal Club Turati del Canavese, che si è sempre interessato di cultura e di manifestazioni inerenti alla cultura. È nata anche per fare un po' di memoria storica, perché ormai chi ha partecipato pochi sono rimasti, e quelli che sono rimasti poco ne sanno, abbiamo trasmesso forse anche poco ai nostri nipoti, e allora abbiamo pensato di portare avanti questo discorso perché credo che ne valga la pena, che le mente e i cuori possano viaggiare tranquillamente assieme e fare memoria. Ecco, questo è un po' lo scopo per cui è nata, e dopodiché l'abbiamo sviluppata partendo da che cosa fare di preciso. Ecco, abbiamo detto mostra fotografica, aspettando il 25 aprile, suddivisa in due parti, una che va dalla staffetta partigiana al Senato, dedicata ad Eugenio Bozzello, che è vivente, e l'altra dedicata a Sandro Pertini, che da partigiano è diventato Presidente della Repubblica. E mettendo assieme queste due realtà, queste due documentazioni importantissime, che arrivano non solo dall'archivio di Bozzello, ma arrivano anche dall'archivio di altre parti, abbiamo messo in piedi questa mostra. Ecco, questo è un po' il quadro. Su che cosa inizieremo con il 17, alle 10.30, che è sabato prossimo, e termineremo il 24, che sarà una giornata piena il 24. Mentre il 17 c'è l'inaugurazione, c'è un intervento del senatore Bozzello, un po' di altre persone, premieremo anche dei cavalieri della Repubblica che sono stati nominati su proposta del Club Turati e del Canavese, e poi la pratica era stata istruita dal senatore Bozzello. E il 24 invece la giornata è piena, si partirà al mattino con il professor Cucco d'Oro, che è un professore di diritto costituzionale dell'Università del Salento, della città di Lecce, che ci illustrerà un suo libro che, devo dire, io ho letto in anteprima e sono rimasto a bocca aperta, che illustra proprio la figura di Pertini e anche della moglie, di tutto quello che capitava nei suoi viaggi, perché contenere Pertini non era facile, andava sempre, la tentazione era di andare sempre in mezzo alla gente. E al pomeriggio avremo il professor Caretti, professore di storia e filosofia all'Università di Siena, che ci farà invece vedere un cortometraggio, sempre su Sandro Pertini, che è un cortometraggio importantissimo da quello che si è capito, e prova ne sia che dovrà partire immediatamente per altre destinazioni, perché lo chiamano da tutte le parti. Noi abbiamo avuto un po' la fortuna e un po' l'intuito di capire come stavano le cose tramite i nostri giovani, perché Club Turati si è anche ringiovanito, e dato che noi settantenni ed oltre siamo i vecchi, ci siamo trovati a dire: ma c'è un gruppo di giovani che di anni ne ha 38-40, ecco, ma lavorano. Ecco, questo ci fa piacere, perché le idee viaggiano sempre sulle gambe delle persone, e di conseguenza, se abbiamo dei giovani, ci fa piacere, non dico adoperarli, ma usarli fra virgolette, ecco, perché sono anche bravi. Rimarchiamo allora l'appuntamento di sabato 17 febbraio. Dove, a che ora e qual è il programma? Ecco, allora il 17 di febbraio ci troveremo proprio qui al Martinetti. Per chi non lo sa, il Teatro Martinetti è al fondo di via Duca, la via centrale di Castellamonte, e ci troveremo alle 10.30. E una cosa importante che posso ancora aggiungere è questa: il Club Turati, quando ha deciso di fare questa manifestazione, si era anche pensato, eravamo anche stati sollecitati di farlo in altri luoghi, perché essendo Club Turati del Canavese portava di farlo ovunque,
Abbiamo scelto Castellamonte, i motivi sono principalmente tre, quelli che hanno governato la nostra decisione. La prima, che la città di Castellamonte è insignita di medaglia d'argento al valor militare, e questo non è poco. La seconda parte è che il teatro Martinetti, che vediamo alle nostre spalle, è dedicato proprio a Piero Martinetti, professore di filosofia teoretica e morale all'Università di Milano, che perse il posto di insegnamento, di lavoro a quei tempi, come si usa dire adesso, lo perse per non aver giurato fedeltà al fascismo. I professori che non giurarono fedeltà in tutta Italia furono 13, ma lui fu l'unico professore universitario che disse no, non giuro. Perse il posto, si ritirò in quel di Spinetto, una frazione di Castellamonte, e finì la sua vita a cuor niente nel 1943. Un'altra motivazione, ed è importantissima anche questa, è che questo teatro è ubicato al fondo di Via Educ. Chi era Pasquale Duc? Pasquale Duc era un patriota della liberazione, fucilato dai nazifascisti e perse la vita giovanissimo, e le ultime sue parole prima di essere fucilato disse: dite al mio comandante che ho fatto fino alla fine il mio dovere. Ecco, questi sono i tre motivi per cui noi abbiamo scelto Castellamonte per fare questa manifestazione, e credo che sia una scelta meritata per Castellamonte e sia una scelta giusta. Ecco, siamo estremamente convinti di aver fatto bene. Quindi l'appuntamento è per sabato 17 febbraio al Centro Martinetti a Castellamonte alle 10.30 per l'inaugurazione della mostra organizzata dal Club Turati del Canavese, aspettando il 25 aprile.